Ciao a tutti, oggi sono tornata con un nuovo tutorial perché molti di voi ovviamente mi hanno chiesto come posso realizzare le scritte in vinile. Io per quanto riguarda le scritte in vinile ho pubblicato dei video dove mostro come poter realizzare appunto delle frasi o dei nomi ritagliandole con un cartamodello. Oppure vi ho dato anche l'idea di poterle fare con delle fustelle, comprando la fustella dell'alfabeto. E adesso invece voglio mostrarvi un'altra tecnica facilissima da realizzare, ovvero dipingere direttamente sulla pallina. Io ho già stampato un piccolo cartamodello, diciamo, cioè una stampa da seguire poi con il pennello. Quindi cominciamo subito. Ci serviranno appunto delle palline. Ieri io ho fatto una super scorta, quindi prendiamo subito una pallina e andiamo a ritagliare la scritta che preferiamo. In questo caso ho scritto semplicemente Buon Natale. Adesso con un pezzo di scotch andiamo ad attaccarlo all'interno in modo tale poi da poterla dipingere fuori. Cerchiamo di metterla più piatta possibile. Magari per farla centrare meglio fare una scritta un po' più piccola perché io l'ho fatto un po' grande. Ok, un pezzo di scotch. E qui abbiamo la nostra scritta. Adesso è semplicissimo, dobbiamo andare a dipingere ricalcando. Quindi, se preferite comunque un pennarello indelebile, va bene lo stesso, è indifferente. In questo caso io farò la palla all'interno tutta bianca e la scritta la farò con il rosso. Quindi vado a mettere un po' di rosso. Con uno stecchino andiamo a ricalcare la scritta. Adesso che abbiamo finito di ricalcare, possiamo togliere la carta all'interno e sistemare eventuali, diciamo, errori oppure ricalcare magari il colore. Mettiamo
Adesso magari do una ripassata ad alcune lettere. La scritta è pronta. Adesso andrò a dipingere l'interno della pallina, quindi mentre faccio asciugare del tutto questa, vado a dipingere questa qui, che è il dietro. Ho pensato appunto di farla col bianco, un attimo che chiudo il colore rosso. Ho pensato di farla col bianco un po' per fare qualcosa di diverso, anche perché quest'anno diciamo che ho fatto tutte le palline o glitter oppure rosa, con i colori del rosa, quindi volevo cambiare un po'. Allora, io ho preso questo pennello qui per vedere come va, altrimenti userò questo, anche se mi sembra un po' troppo grande, quindi provo un po' con questo. Sì, va bene questo. Quindi comincio a spennellare tutto il colore. Sicuramente farò due passate in modo tale da farla venire ben coperta senza buchi trasparenti, ecco.